La consegna alla misericordia dell'antico convento di San Francesco da parte dei frati francescani ha permesso di realizzare e sviluppare in questo prestigioso immobile che i borghigiani vollero costruire nel XVI secolo una delle importanti opere che la confraternita svolge in favore delle comunità. La misericordia di Borgo a Mozzano realizzò in esso il centro accoglienza anziani e l'apertura avvenne il 23 gennaio 1983. Oggi la struttura è una residenza sanitaria assistenziale destinata al soggiorno residenziale di 47 ospiti e semi-residenziale, centro diurno, per persone che hanno necessità assistenziali più limitate, che possono approfittare di un luogo stimolante per intrattenersi in attività laboratoriali e di animazione. Nel nostro amato convento, in questi ultimi anni, abbiamo avuto modo di presentare due libri che hanno raccontato la storia. Il primo è uscito nel 2013, edito da Maria Pacini Fazzi, ha come titolo Il convento di San Francesco del Borgo. È un testo impegnativo scritto dal governatore Gabriele Brunini, che descrive la storia e le bellezze di quel luogo che l'autore definisce scrigno di storia, arte e fede religiosa. Il secondo libro è uscito nel giugno del 2016, quando la Misericordia, quasi alla conclusione del significativo restauro delle lunette seicentesche del chiostro, è riuscita a dare alle stampe una nuova pubblicazione dal titolo A sua immagine, nata grazie all'incontro con uno studioso inglese di storia francescana, il professor Christopher Stays, che ha fatto una stupenda ed illuminata lettura del ciclo pittorico che, nel chiostro del convento borghigiano, racconta la vita di San Francesco d'Assisi, con gli episodi più significativi di essa. Il volume, stampato anch'esso dalla casa editrice Maria Pacini Fazzi di Lucca, è scritto in italiano e in inglese. Le due pubblicazioni ci hanno permesso di documentare e tramandare la storia di questo nostro grande e prezioso immobile che l'Ordine Francescano dei Frati Minori con generosità ha donato alla Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano. Dopo questi due corposi testi, sentivamo l'esigenza di dedicare una pubblicazione specifica alle immagini del nostro convento, sempre suggestive e belle, ricomprendendoci anche i momenti di vita quotidiana che tra quelle mura si svolgono, con le tante opere che la Misericordia compie. Come i momenti dedicati all'assistenza e all'animazione degli ospiti della Casa di Riposo, come i momenti di presenza di persone disabili e non, impegnate nei progetti di agricoltura sociale e nella cura del giardino di Ponente, come i momenti di divertimento dei ragazzi che frequentano al convento i progetti di scuola estiva e quelli di presenza dei volontari che vivacizzano la visita degli ospiti della RSA. La fortuna che ci accompagna spesso nel nostro costruire la misericordia ci ha fatto incontrare due persone speciali che silenziosamente, muovendosi quasi in punta di piedi, hanno cominciato a frequentare il convento fermando le immagini dei luoghi, degli ambienti, il silenzio della sacrestia e della chiesa, la bellezza di angoli e scorci che solo il bravo fotografo sa cogliere. Si tratta di Augusto Biagioni e Alberto Silvestri, due lucchesi appassionati di fotografia che con la loro associazione Labirinto delle Immagini hanno già dato alle stampe il frutto della loro passione, frequentando il convento ed assistendo alle varie iniziative della Misericordia. Essi hanno fissato tanti momenti nella bellezza cromatica del bianco e nero e ne hanno fatto una selezione per la stampa di un libro come questo, di cui sentivamo l'esigenza. Saranno le foto a raccontarci l'antico convento e la modernità dell'assistenza che vi si pratica. Saranno le immagini, più che le parole, a far brillare di buona luce questo luogo a cui teniamo molto. A questo libro gli autori hanno voluto dare un titolo singolare e ci piace molto, Il bello che ci fa buoni. Grazie davvero ad Alberto e Augusto per il lavoro di fotografia fatto
con tanta passione. E un ringraziamento anche a Roberto Guastucci e a Lorena Mariani per i commenti che arricchiscono le immagini.